Affettuoso, un padre dolce, presente, allo stesso tempo veniva fuori anche una parte di severità, severità e rigore. È una persona giusta. Guido Rossa si sentiva tutto meno che un eroe. L'abbiamo lasciato solo. Tutti lo guardavamo come l'esempio da prendere e da seguire. Sicuramente un gran uomo e lo definirei l'eroe del quotidiano. Padre Balducci, cioè un uomo inedito. Un uomo inedito, dunque un uomo che negli anni più duri della lotta armata non ha esitato a fare una scelta difficile ma coraggiosa, una scelta di grande significato morale e civile. Questo è stato Guido Rossa, operaio, sindacalista di Italsider, ucciso a Genova a soli 44 anni, il 24 gennaio del 79, da un comando delle Brigate Rosse. E noi oggi vogliamo raccontarvi la sua storia. Buonasera, le principali notizie di oggi. Le Brigate Rosse assassinano a Genova un sindacalista dell'Italsider. Io ho dei ricordi del giorno stesso perché è successa una cosa assolutamente particolare, perché io sono passata alle 7 del mattino, quando quel 24 gennaio è completamente buio, a fianco all'auto dove dentro c'era ancora mio padre e non mi sono accorta di nulla. Arrivano dai cronisti sul posto e confermano quello che nessuno sarebbe mai immaginato. Mi dicono: hanno ucciso Guido, un altro, hanno ammazzato Guido Rossa, siamo qui con i familiari, siamo qui con la figlia. Insomma, sono telefonate drammatiche, telefonate di persone che non facilmente emozionabili, però quel giorno successe veramente qualcosa di particolare. Fui avvisata a scuola da un insegnante che mi diceva che è successo un incidente e mi venne a prendere la mamma di una compagna di classe, mi portò a casa e mi resi conto, non del tutto, ma che era successo qualcosa di grave, insomma, proprio mentre arrivavo sotto casa, perché assolutamente ero all'oscuro di tutto. Contro mia madre dicendomi hanno ammazzato papà.
giornata terribile, quella di mercoledì 24 gennaio 1979. E quello di Guido Rossi è un omicidio che cambierà per sempre la storia del terrorismo in Italia. Per la prima volta, infatti, le Brigate Rosse hanno scelto di colpire un operaio, un sindacalista, un militante del Partito Comunista. Ecco, ma perché allora proprio Guido Rossi? E soprattutto, chi era Guido Rossi? Noi, per provare a raccontare quest'uomo, siamo partiti da un aspetto forse meno noto della sua vita, dal suo amore per la montagna e per le scalate, e da una spedizione in Nepal del 1963. Il 28 ottobre il gruppo degli scalatori Alberto Risso, Andrea Mellano, Dino Rabbi e Guido Rossa si divideva in due squadre che affrontavano simultaneamente una vetta senza nome, battezzata poi Città di Torino, e la vetta del Chiungari, giungendo sulle cime il giorno stesso. Per Guido Rossa e per noi, un po' tutti, la montagna rappresentava il terreno della libertà, in sostanza, dove si poteva passare delle giornate nella natura, con delle esperienze anche forti. Aveva questo desiderio del nuovo, era, come dire, un capo naturale, riconosciuto. Questa era una cosa che veniva subito evidente nel suo modo di fare, nel prendere le decisioni nel modo più opportuno, in momenti difficili. Un episodio, direi, in parte drammatico, in parte dove esce fuori tutta la sua personalità, e, insomma, la padronanza della situazione, è quello nell'occasione dell'incidente che ha avuto in Valsoera. Ha messo il chiodo il compagno, si è messo sul chiodo e mi ha detto: come mi sono messo sulle corde, il chiodo è uscito fuori, mi ha beccato qui in fronte e io sono venuto giù. Ed è passato 30 metri sotto, dove c'erano i due che l'hanno abbrancato e fermato, altrimenti sono di morto. Dopo questa esperienza, dopo questo salto, non indifferente, lui ha comandato per tutta la discesa, la sua discesa, con una gamba rotta. E io l'ho visto al mattino, quando siamo andati su come squadra di soccorso a prenderlo, che scendeva in doppio da questa parete e dava disposizioni agli altri che erano su di come dovevano operare. Cioè, uno, dopo un incidente di quel genere, deve avere una padronanza, era un sangue freddo straordinario, direi proprio fuori del comune. Un grande alpinista dunque, ma soprattutto un leader naturale. Ma poi per Guido Rossa la montagna non basta più. Il 68, l'autunno caldo, il movimento operaio, per Guido Rossa è il momento di riversare tutte questa passione e questa determinazione dimostrata in montagna, riversarla nell'impegno politico e sindacale. Lui stesso nel febbraio del 70 a spiegare i motivi di questa scelta in una lettera a un suo amico che noi abbiamo affidato alla voce di un grande attore, di Tullio Soletti. Ottavio carissimo, l'indifferenza, il qualunquismo e l'ambizione che dominano nell'ambiente alpinistico in genere, ma soprattutto in quello genovese, sono tra le squallide cose che mi lasciano scendere senza rimpianto la famosa lizza della mia stagione alpina. Da ormai parecchi anni mi ritrovo sempre più spesso a predicare agli amici che mi sono vicino l'assoluta necessità di trovare un valido interesse nell'esistenza, un interesse che si contrapponga a quello quasi inutile dell'andare sui sassi, che ci liberi dal vizio della droga che da troppi anni ci fa sognare e credere semidei e superuomini chiusi nel nostro solidale egoismo, unici abitanti di un pianeta senza problemi sociali, fatto di lisce sterili pareti sulle quali possiamo misurare il nostro orgoglio virile, il nostro coraggio, per poi raggiungere il meritato premio, un paradiso di vette pulite, perfette, scintillanti, dove per un attimo o per sempre possiamo dimenticare di essere gli abitanti di un mondo colmo di soprusi e di ingiustizia, di un mondo dove un abitante su tre vive in uno stato di fame cronica, due su tre sono sottoalimentati e dove su 60 milioni di morti all'anno 40 milioni muoiono di fame.
Per questo penso che anche noi dobbiamo finalmente scendere giù, in mezzo agli uomini, a lottare con loro, allargare fra tutti gli uomini la nostra solidarietà, che porti al raggiungimento di una maggiore giustizia sociale, che lasci una traccia, un segno tra gli uomini di tutti i giorni e ci aiuti a rendere valida l'esistenza nostra e dei nostri figli. E vedi un po' di perdonarmi. Un abbraccio. Guido Rosso. Una scelta rigorosa, dunque, l'impegno a sporcarsi le mani in prima persona, a scendere in mezzo alla gente, e la sua gente sono i compagni di fabbrica. Purtroppo la maggior parte degli impianti industriali genovesi è vecchia e inadeguata, e quasi tutte le altre industrie sono in crisi. La piena utilizzazione della forza lavoro dovrebbe essere considerato obiettivo primario di una corretta politica di piani. Invece, purtroppo si chiudono le fabbriche e si cerca di utilizzare quelle aree per nuove speculazioni immobiliari, realizzando notevoli profitti a danno della... I temi della giustizia sociale lo avevano assorbito con la stessa determinazione che prima lo avevano portato altre passioni a scalare le montagne, quindi il suo tempo era totalmente dedicato alla politica e all'impegno sindacale, no? Infatti coincidono appunto questi, sono gli anni 70 in cui viene appunto eletto delegato di reparto. Una persona con la quale era piacevole discutere, perché era una persona pacata, ti faceva ragionare, non era uno che voleva imporre le sue idee, ma convincere. Era una persona con un altruismo eccezionale. Noi qui avevamo dei casi, purtroppo, di persone, di compagni di lavoro che avevano dei grossi problemi fisici di... E lui era sempre pronto a intervenire, ad aiutarli, e logicamente ti coinvolgeva, perché magari dobbiamo andare a dare una mano, prendeva il telefono, Gianni, vieni, andiamo, ed era talmente capace, talmente coinvolgente, che era quasi impossibile dire di no. Guido. Era un punto di riferimento in fabbrica, per me lo era, perché era una persona che stimavo, che... mi piaceva parlarci, perché era una persona molto riflessiva, stava ad ascoltare, sapeva darti i giusti consigli. Adorava tutti i bambini. Mi ricordo che una volta mi vide a una festa dell'unità con mio figlio, che allora aveva 4 anni, si mise subito a parlare con lui. Allora, Yuri, raccontami un po', tuo papà gioca con te, fa la lotta con te, mi raccomando, eh? Cerca di stare vicino. E questo amore per i figli lo riversava in particolar modo su Sabina. Frequentava anche lui i giardinetti sotto casa, veniva quando ero con altri bambini, con coetanei, si inventava giochi, entrava assolutamente in comunicazione con tutti, era affettuoso, era simpatico. Cioè, i miei coetanei lo trovavano quasi un compagno di gioco. Aveva quello che si suol dire il panico da microfono. Non riusciva mai ad andare a un'assemblea a fare interventi, perché tanto era preciso, puntiglioso nel documentarsi, tanto era, non riusciva ad esprimere tutte queste sue capacità. Dato che diversi io non scrivevo molto, però riuscivo con una certa capacità a parlare, eravamo diventati una sorta di... Lui prendeva gli appunti, poi mi dava i documenti, mi diceva: ora tu vai là e spiega questo documento.